In debite pressione è stato un termine che ho voluto utilizzare per lanciare un forte grido d'allarme politico e far comprendere al meglio l'amarezza che sto provando e la sofferenza di restare in questa situazione, in questa compagine amministrativa. Ovviamente non mi vado a collocare, diciamo, nell'opposizione, perché anche se rispetto, diciamo, i miei colleghi, io 4 anni fa non ho sposato il loro progetto, ho sposato un progetto che ad oggi si è rilevato fallimentare con la lista Insieme per Castellalto, perché dal momento in cui mi sono, diciamo, ho espresso la mia opinione su alcune scelte relative amministrative relative al territorio del comune di Castellalto, ho notato che da parte del sindaco c'è stato un atteggiamento, diciamo, di subordinazione. Sin da subito ho notato, diciamo, il suo atteggiamento di uomo solo al comando. Ha più interesse verso questioni sovraccomunali piuttosto che le necessità reali e locali del nostro territorio, perché basti pensare alle tutte le problematiche irrisolte sul territorio, sia a livello provinciale, vedasi l'annosa questione del ponte sul Vomano, vedasi diciamo, l'attuale condizione pessima di tutte le strade provinciali del nostro territorio, e nonostante il suo impegno in provincia non vedo che il nostro comune ha sortito dei benefici, per poi passare alle competenze a livello comunale di opere ad oggi incompiute, quali la realizzazione del polifunzionale che ad oggi sarebbe già dovuta essere terminata, l'incompiuta pista ciclabile e fino ad arrivare anche agli alloggi popolari di Castellalto, diverse aree verdi nell'ambito del territorio che dovevano essere realizzate ad oggi non sono state ancora realizzate.